Una maglia può dire molto, può esprimere la filosofia di una società, può ricordare un passato glorioso, può anche proiettarsi verso un futuro ancora da scrivere. Proprio tutte queste cose qua, per noi la maglia è il vestito di chi va in campo la domenica, che deve uscire dal campo sudata, sporca e piena di partecipazione. La maglia studiata, sono maglie studiate, maglie che abbiamo voluto rendere alquanto personalizzate, maglie dell'Hellas, maglie che rappresentano in tutto e per tutto quello che è la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra voglia di essere una squadra importante. Quindi è stato un lavoro lungo, duro, difficile, però riteniamo di aver fatto un buon lavoro. Ecco, sono maglie nuove, ma che ricordano anche la storia del vecchio Bentegodi, fine anni 50, inizio anni 60, quando addirittura il Verona veniva chiamato blu-giallo, perché è sempre il blu più scuro il colore predominante. Sì, già dall'anno scorso abbiamo inteso cominciare un certo percorso con questi due colori, blu e giallo, con questo tipo di tonalità, e proseguirmi in questo perché riteniamo che siano molto caratterizzanti. All'interno della maglia abbiamo due momenti storici fondamentali, che sono la personalizzazione del 1903 sul colletto, che è il nostro anno di nascita, che è l'anno in cui è nata questa stella tra virgolette del calcio, perché l'Hellas può essere considerata una stella in tutto e per tutto, e la personalizzazione all'interno della stessa con ricordando i 30 anni dello scudetto, che sono il momento di maggior fulgore ottenuto dalla nostra società. In questo poi mi permetto di ringraziare Osvaldo Bagnoli, che ci ha permesso di poter utilizzare una sua frase all'interno della maglia. Quando gliel'abbiamo detto si è commosso, e quindi ci ha fatto capire quanto gli faceva piacere una cosa del genere, e quanto è importante per chi ha lavorato all'Hellas essere uno dell'Hellas. Ti aspettavi un boom di questo tipo per quanto riguarda gli abbonamenti? No, ho già detto che credo che quello che hanno fatto i tifosi dell'Hellas fino ad oggi sia fuori da una logica previsione, è qualcosa che va al di là, ma dimostra l'attaccamento, la voglia, e non credo siano stati i risultati della passata stagione, è che c'è una simbiosi tra tutte le componenti talmente, talmente evidente, talmente importante, che ti mette nella condizione che lo vivi come devi viverla, insomma, con grande partecipazione. I tifosi però vogliono anche sapere che Verona vedremo, quindi notizie di mercato, cosa possiamo dire a loro? Che siamo work in progress, che stiamo lavorando per cercare di costruire una squadra che sia competitiva per il campionato di Serie A. Oggi questo è il nostro obiettivo, siamo consapevoli con le responsabilità che abbiamo, perché sono ancora maggiori dopo il campionato dell'anno passato. Ripeto, ripartiamo il 31 agosto da zero, e quindi quello che è stato dobbiamo cancellarlo. I portieri sono anche superstiziosi, resta il verde per noi. Ma abbiamo più maglie, perché abbiamo necessità di poterle vendere, quindi il portiere giocherà con più maglie. Sulla maglia ci sono ancora i loghi di Frankie De Marshall, GSM e Liederfond. È stata un'altra grande soddisfazione, perché arrivare a presentare le maglie di corsa come siamo riusciti, con la disponibilità di tre aziende, Franklin facendo addirittura un accordo biennale a GSM, che è assieme a questa società già da quando era in C, e stesso discorso vale per Liederform, è un altro motivo di grande soddisfazione. Vuol dire che quello che noi seminiamo si sta piano piano raccogliendo, e quindi non è tanto un aspetto economico, ma di partecipazione, di disponibilità a proseguire un percorso che è iniziato, che non è solo un percorso fine a se stesso di sponsorizzazione, ma di partecipazione, di lavorare insieme, costruire network, costruire business, costruire cose che possono rendere il nostro marchio, la nostra maglia ancora maggiormente piacevole. Mister, i testimonial, c'è il saggio, il giovane, un mix che si ripropone anche quest'anno, Jacopo Sala, Luca Toni, è anche un'indicazione di calciomercato, insomma il Verona continuerà a muoversi in questo senso. È un'indicazione del mix che noi abbiamo sempre inteso dare, quindi quello del giocatore che abbia ottenuto certi risultati e che quindi abbia l'esperienza, la saggezza, la capacità di essere importante, e giovane che è arrivato l'anno scorso come tra virgolette una scommessa, e che con la sua determinazione e la capacità dell'allenatore ha giocato alla fine quasi una ventina di partite, quindi a dimostrazione che piano piano si possono costruire o migliorare anche in casa i prodotti da poi porre sul mercato.